Ciao Laura, come hai reagito quando ti hanno detto che la Juve ti voleva? Ho reagito naturalmente con un sorrisone e l'ho detto subito al mio ragazzo. Cosa ti ha spinto a voler giocare in porta? Mi ci hanno messa in realtà quando ero piccolina, ero la più alta del gruppo e paffutella, quindi non correvo molto, non ero molto atletica, quindi mi hanno messa in porta. Sei il portiere spericolato o riflessivo? Devo dire un mix, nel senso spericolato quando non penso a quello che devo fare, lo faccio e basta. Riflessivo perché a volte ci vuole anche quello. A 20 anni pari il rigore in Italia-Spagna, a 24 in Juve-Verona. Il segreto per ipnotizzare l'avversario? No, non ho un segreto, anzi in realtà non ho mai studiato niente riguardo i rigori. Semplicemente a volte scelgo un angolo, a volte cerco di guardare il piede d'appoggio. Sei un portiere che comanda la difesa? Sì, tanto. Non sto mai zitta. È una voce che anche si sente molto poco, no? No, si sente molto, quindi mi metto nei panni dei difensori. La parata che non hai mai fatto e che vorresti fare? Allora, mi sto allenando per fare la parata all'Aigita, ma magari me la giocherò l'ultima giornata di campionato. Ciao Laura e fino alla fine. Forza Juventus!